chiamatemi questa sera, ti conosco un semplice, ecco, benvenuto, socialenza in mezzo a noi, e quindi ci diamo grazie per questa vostra preziosa presenza. E volessi ringraziare innanzitutto il Signore che ci ha dato questa opportunità di stare insieme, e quindi giungere anche per questa opera che ci ha dato la possibilità di portare avanti della Chiesa, soprattutto di questa opera che stiamo proprio questa sera inaugurando. Innanzitutto il nostro grazie, dicevo, al Signore, quindi alla Madonna di Casa Luce, celeste patrona di questa parrocchia, come anche di tutta la diocesi, e chiaramente San Pietro Celestino, con i monaci che ci hanno trasmesso tutti questi giorni che stiamo tante, e chiaramente poi però non dimenticare la nostra carissima morale, che è quella laureata della nostra cattedrale, diretta dal nostro carissimo vescovo signor Franco Grammatico, con il prezioso accompagnamento all'organo del vescovo del prete. E quindi veramente un ringraziamento uno per tutti quanti i presenti, la confraternita, in modo che possa essere questo breve momento che viviamo insieme, un momento veramente alto, non solo di grande spiritualità, ma anche di apprezzamento e di contemplazione di tutto ciò che questa sera noi stiamo portando. Un mio ringraziamento però particolare va al mio amico Monsignor Nestor Scala, perché c'è stato da parte sua anche un forte interessamento, grazie anche al suo, quindi interessamento per il contributo della Conferenza Episcopale Italiana, che ci ha permesso di realizzare quest'opera, e contributi che è stato inserito nei finanziamenti stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui va anche tutta quanta la nostra riconoscenza. E ringraziamento anche all'impresa RCR, il nostro carissimo ingegnere di Asse, che è qui presente in mezzo a noi, che hanno sostenuto e incoraggiato questa mia insistenza per il restauro dell'organo a casa, quindi anche loro si sono fatto carico di tutto questo, e quindi va anche loro il mio più sincero ringraziamento, come anche alla sovrintendenza, l'architetto Giuseppe Antoniero, e Pino Graziano, l'amico Giorgio Oreste Graziano, perché ecco, ci ha invitato con i consigli e soprattutto con la loro presenza qui in mezzo a noi, a fare in modo che questi lavori possano portare a termine e soprattutto possono portare avanti nel migliore dei modi. Quindi un ringraziamento a tutti quanti e una nota del Signore per tutto questo, e perché soprattutto il Signore ci dia adesso la capacità di poter spontare per il bene e per il meglio tutto questo sempre per la gloria del Signore. Grazie. Don Michele, che parte di questa chiesa, che già ha ricordato quello che è stato fatto, io aggiungerei che questo è un altro tassello per tutto il recupero del patrimonio storico-artistico della diocesi. Un recupero soprattutto per l'arte organaria, iniziato nel 97 e 98, con Sant'Ammaro di Gorgonevano e Santa Maria Assunta di Casandrino, poi nel 2000 con i due organi grandi della cattedrale e moltissime realizzazioni. Grazie al contributo, è modesto quello della CEI, il 30%, è modesto, però insieme ad altri contributi diventa prezioso. E anche perché la nostra chiesa particolare, la nostra diocesi, ha dato, io dico ha dato i canali, a una schiera di musicisti, quelli che sono di Alessa, penso che sono di Medici, una rosa, Gaetano Andreozzi, Iombellino e poi anche gli altri, fino alla famiglia Ruta, grandissimi musicisti, per cui non è solo intri grandi, ma molti. Poi senza andare alla Dios, pensavo alla Dios Francesco Durante di Quarta Maggiore, ma torniamo a Paolo Sebastiano Santoro di Giuliano, un grande maestro che ha pubblicato molto sul canto fermo, per cui è una terra la nostra, benedetta, non è solo terra dei fuochi, è una terra infiammata dall'arte musicale, non solo per l'esecuzione e la produzione della musica, ma anche degli organi,
proprio a Turmone Lario è nato Donato del Piano, che è un benedettino che poi è stato a Catania, un grande costruttore di organi, ci sono a Grumo, ci sono a Devano, e a Catania, nell'abbazia di San Niccolò all'Arena, c'è l'organo meccanico più grande d'Europa, fatto nel 700. Allora, questo di Casa Luce, come gli altri che ho detto, sono organi a canne meccanica. Perché meccanica? Perché è tutto fatto con, diciamo, con tecnica naturale, genuina. Le canne che sono azionate dal soliere, dal manto, non sto a spiegare, però per dire, non sono artefatti, ma sono artigianali. Questo monaco benedettino di Grumo ha fatto queste grandi cose. Allora, la nostra diocesi, la nostra terra, è in questa tradizione. Non per ricordare Stefano Franco, per esempio, gli omeni che stanno dando il terzo centenario della nascita, 1714, il 10 settembre, è stato avviato dal canonico della cattedrale, canonico Consiglio. E allora, anche a salutare questo strumento, ci mette in questa tradizione, che non è finita, non è interno. Tradizione di strumenti, ma anche tradizione di opere. Come ascolteremo, abbiamo ascoltato già il brano alla Vescovado Parrocchiale dal Maestro del Prete. Adesso l'inno alla Madonna di Casa Luce con le parole di Don Anselmo Lentini, grande benedettino di Monte Cassino, musicato da Don Franco Gramani. Maria, tu nostro Gaudio, e poi la Ave Maria, anche polifonica di Anna. Thank you.
strumento rappresenta all'interno di una chiesa, mentre Don Michele ci ha ricordato tutta la partecipazione, come si è arrivati al restauro di Roma. L'organo è uno strumento meccanico, diceva Don Ernesto, indicando con questo come una sorta di naturalità, cioè gli elementi che lo compongono sono solo elementi naturali e rispondono, per così dire, a impulsi meccanici, fisici, per cui ci sono corde, ferri, piante, insomma tutto quello che oggi invece a noi sembrerebbe un poco difficile da poter mettere insieme. Abbiamo altre tecniche, altre metodologie, però noi ci accorgiamo di questa meccanica quando sentiamo che il maestro che suona cambia i registri, allora si sente un rumore, un movimento di in qualche modo di piante e di passaggio di quelle che sono delle valvole, insomma, da l'una all'altra. Allora, ecco che sentiamo una ricchezza, io penso possiamo cogliere in questo l'intelligenza dell'essere umano, quell'intelligenza capace di imparare a utilizzare le cose che tratta ogni giorno per farne uno strumento musicale. E uno strumento musicale nasce anzitutto, possiamo dire, dall'esigenza naturale quasi di imitare la voce dell'uomo, la voce umana che si raccoglie a cantare, che raccoglie delle persone insieme per cantare, magari a più voci, secondo